È nuovamente calcio rossonero di grande fascino. Campionato 68-69, quando i servizi della Domenica Sportiva iniziavano con l'immagine di Prati all'uscita dal campo, vuol dire che Prati aveva fatto tanti gol. Era successo in Milan-Verona 3-0, 3 gol di Prati il 9 febbraio 69 a San Siro. È successo anche qui dopo Milan-Bologna, perché anche qui Prati va a segnare 3 gol. Andiamo con ordine, si gioca il 23 marzo 69, Milan vuole scrollarsi di dosso l'etichetta di squadra dei pareggi, dopo 4 pareggi consecutivi vuole vincere. Alla 23esima giornata i rossoneri scendono in campo contro il Bologna con Cudicini, Anquilletti e Scala, Santin, Malatrasi e Trapattoni, Hamrin, Lodetti, Prati, Rivera e Fogli. Il Milan all'andata aveva perso con il Bologna, voleva rifarsi. Quella partita decisa dal gol di Mujesan, e con tante occasioni per il Milan la squadra di Rocco non l'aveva digerita. Bologna che risponde nella gara arbitrata da De Marchi con lo schieramento che prevede Vavassori, Roversi, Ardizzon, Gregori, Battisodo, Cresci, Perani, Bulgarelli, Savoldi, Prini e Pasqualini. L'allenatore Oronzo Pugliese. Attacca la squadra rossonera. Fogli pericoloso in attacco. Fogli era giocatore di ordine, di contenimento, di sacrificio, di disponibilità, ma come ha dimostrato anche il derby di andata, deciso proprio da un suo gol, sapeva farsi valere anche nell'area di rigore avversaria. Ed è proprio Romano Fogli che porta in vantaggio il Milan, come avete visto nell'immagine, battuto il portiere del Bologna Vavassori, gran tiro di Fogli. Anche Prati è molto contento per la prodezza del suo compagno di squadra, Oronzo Pugliese in panchina. Bellissimo rivedere queste immagini, galleria di personaggi incredibile, la serie dei servizi della Domenica Sportiva 68-69 per Milan Super Classic su Milan Channel, l'uscita da parte di Fabio Cudicini che rientra zoppicando in porta. Pugliese ha qualcosa da dire, si rivolge anche al pubblico, questo faceva parte integrante del modo pirotecnico di porsi sul palcoscenico della Serie A da parte di Oronzo Pugliese, ricordiamo un mitico titolo della notte, straordinario quotidiano milanese del pomeriggio che nessun vero sportivo milanese ha dimenticato, la notte dopo una partita nella quale Oronzo Pugliese venne insomma a fare qualche scenata delle sue a San Siro, titolò "Caro Oronzo, quanto sei strano", e naturalmente c'era un po' di ironia, insomma erano le battute d'epoca che un quotidiano seguito e popolare come la notte si concedeva sul calcio, calcio sanguigno, calcio animoso, calcio per l'appunto d'altri tempi. Gol di Prati intanto, questa era la regola di quegli anni, 23esimo del secondo tempo, per la delusione dell'allenatore del Bologna che comunque veniva cercato da grande personaggio, da grande comunicatore qual era, dalle telecamere. Il Bologna deve soccombere per la seconda volta, gol di Piero Prati che poi si scatena. C'erano queste partite in cui Pierino La Peste diventava assolutamente irrefrenabile ed irresistibile, poi il suo ruolo nel Milan era diventato ancora più pesante, il suo prestigio era accresciuto dalla prodezza di Glasgow che aveva qualificato il Milan alla semifinale contro il Manchester. Milan che vince questa partita 4-0 proprio con 3 gol di Prati, questo è l'ultimo gol iniziale di Fogli. Fogli spiana la strada e poi Piero Prati sistema il tabellino dei marcatori e porta a casa 2 punti molto importanti.